Buonasera a tutti, giusto perché mi vede qui, mi ha visto qui davanti. Grazie a Memoria, grazie a tutti voi per essere intervenuti qui questa sera a questo incontro, a questa assemblea pubblica. E intanto per fare il punto della situazione, ma anche per ragionare sulla prospettiva futura, su quello che ci attende da qui in avanti. Delle questioni amministrative, diceva pure Mimmo, non è opportuno parlarne questa sera, anche perché c'è un'assenza, un'assenza che è quella del sindaco, e quindi rifletteremo con lui, ragioneremo con lui quando lui sarà in forma e quindi sarà rientrato dopo questo periodo, ovviamente, che l'ha visto fuori, insomma, per motivi di salute a noi tutti, a tutti noti. Io volevo intanto dire, Caulonia non fa schifo. Si è lavorato tanto, tanto si è fatto, tanto ancora si dovrà fare. È chiaro che quando si governa c'è un unico obiettivo, che è quello di fare il bene e l'interesse del territorio che si rappresenta, nel quale si è stati eletti. È ovvio che si va incontro a critiche, e questo è normale, soprattutto perché siamo anche negli ultimi mesi, insomma, di legislatura, quindi andiamo incontro a una campagna elettorale. Detto questo, io in questi anni sono stato un amministratore di questo paese, sono stata e sono anche la segretaria del Partito Democratico. E una riflessione, consentitemi di farla, è doverosa per me, perché il Partito Democratico è stato il sostegno dell'amministrazione Amendolia prima, dell'amministrazione Riccio ora. Quindi il mio auspicio è che si possa continuare su questa strada, che sia ancora più solida e sulla quale ovviamente continuare più speditamente, più velocemente ad affrontare quelle che saranno le questioni, le problematiche, le tematiche che si prospettano sulla nostra strada. Ovviamente la riflessione, diceva poco fa Mimmo, io la farò all'interno del Partito Democratico, si ragionerà sulle prospettive, sul futuro. È il partito che ragiona, è il partito che si pone determinati obiettivi, è il partito che è anche una garanzia. In questi anni, come dicevo, il Partito Democratico è stato presente grazie anche ai molti interlocutori che abbiamo avuto, interlocutori politici a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, con i quali abbiamo appunto interloquito su problematiche, su tematiche che hanno dimostrato sempre una particolare attenzione, una particolare considerazione per Caulonia. Ed è il partito che, ovviamente mettendo da parte tutte le vicende del passato, perché appunto ci prospettiamo, ci proiettiamo in avanti, che si apre, che ragiona della prospettiva futura e che siamo ovviamente sempre disponibili, siamo aperti a progetti, a programmi, a idee. Ovviamente non si discute e non si discuterà mai di persone, ma discuteremo di progetti, di programmi, di idee, ci confronteremo su quelle che saranno le tematiche che sono più, che sono le tematiche forti sulle quali il nostro territorio, in questo caso stiamo parlando di Caulonia, non andiamo oltre, sulle quali ci dobbiamo ovviamente sulle questioni che dobbiamo ragionare e affrontare. Preziosi i nuovi che si avvicinano a questo progetto politico, a questo percorso politico, ma ovviamente noi dobbiamo andare anche a guardare quelli che diffidano della politica, che la guardano con diffidenza, e quindi noi dobbiamo essere capaci di stimolare queste persone e portarli verso il nostro progetto, soprattutto persone che siano, che abbiano la voglia di impegnarsi in un progetto condiviso, in un progetto comune, impegnarsi per il bene del territorio in cui viviamo, in cui vivono. Questo che è un compito che spetta a una classe dirigente che è già formata e che quindi ovviamente si proietta nel futuro. Questo, come diceva Mimmo, è soltanto una prima iniziativa, un primo incontro che noi
insomma, un primo incontro, quindi ce ne saranno delle altre iniziative, ci confronteremo nelle diverse realtà e sulle diverse tematiche che ovviamente affronteremo, e ritengo che ognuno avrà modo di contribuire con le proprie idee a un progetto condiviso. Quindi io ritengo che e auspico che sia un lavoro proficuo che ci attende da qui, insomma, ai mesi che verranno. Quindi un augurio a tutti che sia insomma, un lavoro veramente positivo, costruttivo per il paese in cui noi viviamo. Grazie.